fatto così, per cui parlando di polenta e patate vi ho portato gli oggetti del delitto, quindi qui abbiamo delle varietà di mais e ne ho portate anche altre che vengono direttamente dalla Bolivia, dal Messico per farvi vedere e poi una varietà straordinaria di patate di tutti i tipi, c'è anche quella di Genova, per cui vi parlerò, ho cercato di raccogliere anche quella. Allora, il tema che mi è stato assegnato, quello di parlare appunto di patate e polenta, voi sapete che il secolo, il Settecento, sono, e dopo chi le vuole se le può prendere così se le pianta, che è abbastanza semplice. Il tema che mi è stato assegnato appunto è quello relativo a polenta e patata. Massimo Montanari lo sa bene che c'è un'altra P, il Settecento è il secolo delle tre P, patate, polenta e pasta, e sono appunto i tre grandi cibi, diciamo, che hanno saziato, ed è anche il secolo molto probabilmente a cui dobbiamo certi stereotipi, non so, io vengo dal Veneto, veneti polentoni, oppure italiani mangia patate, oppure se andiamo al sud mangia maccheroni, quindi è un secolo, se volete, che ha queste, ed è un secolo che io con gli studenti definisco sempre un secolo ossimorico, perché abbiamo questi cibi, lo vedremo, della fame e della, e così anche della povertà, dall'altro ci hanno raccontato anche che è il secolo del caffè e del cioccolato, quindi è un secolo luci e ombre, il secolo dell'illuminismo e il secolo delle grandi crisi. Io prima di appunto di iniziare, io farò un discorso per cui cercherò di capire e di spiegarvi soprattutto come questi prodotti sono arrivati e la fatica che hanno fatto a un certo punto a imporsi, alcuni più, altri meno, e poi vedremo nel Settecento come appunto questi prodotti spopolano, con, lo vedremo, delle soluzioni anche così gastronomiche, ma non per tutti. Anticipo che se voi consultate qualsiasi ricettario importante del Settecento in poi, difficilmente trovate una ricetta sulla polenta, perché si dà per scontato che la polenta si sappia fare, insomma, è come il pane, insomma, è come il pane. E invece alla fine del Settecento sulla patata cominceremo e ne vedremo alcuni autori, Vincenzo Corrado per esempio, che cita 50 ricette di piatti fatti con le patate. Ecco, questa è una prima grande differenza, mentre diciamo il mais, la polenta è una sorta, se volete, di sostituto del pane, quindi non è che necessiti, certo ci sono polente particolari, polente conce, e quindi non serve insegnare come si fa la polenta, ma invece altri sì. E l'arco cronologico di quello che è successo è un po' questo. Per quanto riguarda il mais, voi sapete, lo ricordava Massimo, ne accennava, una delle grandi, diciamo, disgrazie sociali, non diciamo colpa del mais, è la pellagra. La pellagra che già nel Settecento, nella seconda metà del Settecento, compare e viene definita il mal della rosa. No? Allora, la domanda che io mi pongo sempre, cosa è successo da questo momento in cui la pellagra imperversa e imperverserà fino alla fine dell'Ottocento a questo? Comunque, se vi ricordate, è lo Zecchino d'Oro, il valzer della polenta. Allora, cantare il valzer della polenta vuol dire che la polenta a quel punto era uscita, se volete, da una sorta purgatorio, ed era diventata oggetto di una canzone. Oppure quello che è successo da questi mangiatori di patate di Van Gogh,
in cui è dipinto in una maniera molto drammatica, alla, ma anche qua credo che non si sentirà, alla Carlo Cracco quando fa la pubblicità della patatina San Carlo e vi insegna una ricetta sì, non così semplice, se poi mi risolve questo problema di audio, ma non lo so. Allora, in questo lasco di tempo, in questi secoli, evidentemente qualcosa è cambiato. Sei tu come... Intanto che lui smanetta ancora, io vado avanti. Allora, noi sappiamo che nei viaggi dalle Americhe torna un po' di roba in qua, insomma, Cristoforo Colombo, ma non solo, e poi tutti i viaggi successivi portano in Europa tutta una serie di prodotti, di tutto, dal cacao appunto al mais, a certe varietà di fiori, di piante, la patata, il pomodoro, ci importa anche la nutria, che poteva anche lasciarla là, insomma, quella. E noi... E noi invece esportiamo a loro tutto il mondo dei cereali, degli animali domestici, quindi... Cavolo a pezzetti, bagnandolo con il brodo. Questo, voi capite che evidentemente qualcosa è capitato ed è capitato anche qualcosa di importante, visto che nella mia terra è nata un'associazione che si chiama I Polentari d'Italia. Al grido di Marx, vi ricordate Marx, proletari no, adesso polentari di tutta Italia, unitevi, e fanno questa manifestazione ogni anno in cui c'è questo orgoglio. E beh, Carlo Cracco anche qua ve lo accenno subito un po'. Una regola fondamentale in cucina? Ve lo ricordate? Una regola fondamentale in cucina? Osare. Ingredienti: cavolo nero, caciocavallo, brodo, rapanelli, olio extravergine d'oliva, aglio. E ora un tocco d'audacia, rustica San Carlo. Più larga, più spessa. Preparazione. Dopo aver soffritto l'aglio in camicia, cuocete il cavolo a pezzetti bagnandolo con il brodo. Frullatelo fino ad ottenere una crema e fatela filtrare per una notte. Componete la rustica, completate con il cacio e due fettine di rapanelli. Adesso tocca a voi. San Carlo. Beh, insomma, è interessante questo, con una patatina riuscire. Però voi capite bene cosa è capitato. Bene, l'abbiamo visto, è chiaro che quando parliamo appunto di arrivo dei prodotti dall'America, dei nuovi prodotti, si parla appunto di una rivoluzione alimentare, insomma. Il sistema alimentare europeo e spagnolo viene esportato nelle Indie, poi alcuni prodotti sono interessanti, quelli che vengono chiamati i prodotti andata e ritorno, nel senso che noi esportiamo loro la canna da zucchero e il caffè, che ci ritornano indietro dopo, perché ancora oggi i più grandi produttori di caffè e anche di canna sono appunto quei paesi. Grosso modo questo è lo scambio. E una volta arrivati questi prodotti, l'abbiamo ricordato, l'integrazione o l'assimilazione, se volete, di questi prodotti non è stata così semplice, non è stato
Alcuni sono stati dei prodotti stranieri senza permesso di soggiorno per parecchio tempo. La patata è una di queste, e il pomodoro anche. Le cose sono andate, se volete, un po' meglio per il mais, e vedremo perché. L'assimilazione di questi prodotti in termini totali avviene soltanto, guardate, nel corso dell'Ottocento. Non è tanto appunto il fatto che l'Europa fosse incline a non accettare il diverso, è dal Medioevo che si fanno viaggi da Marco Polo, ma anche oltre, insomma, quindi non è questo. E un alimento, appunto, per essere accettato deve essere filtrato da una serie di condizionamenti legati a fattori ecologici, tecnici, simbolici e psicologici. La patata, per esempio, è un caso esemplare, perché la patata dolce verrà subito, diciamo, accolta e coltivata nella Spagna, mentre l'altra patata, quella normale, troverà il suo areale, la sua nicchia ecologica nelle terre del centro del nord Europa, proprio per ragioni anche di tipo climatico. Non solo quindi a livello culinario e tecnico, ma anche poi, per esempio, a livello simbolico. Beh, insomma, sarà una difficoltà non indifferente accettare le patate considerate il cibo del diavolo, insomma, perché venivano sottoterra per tante ragioni. Le domande, allora: com'è che una nuova specie riesce e si inserisce in un sistema alimentare dato? Con che ritmo e con che tempo, a un certo punto, anche la sua integrazione si trasmette alle abitudini alimentari, il passaggio che si diceva, e che è oggetto di oggi, il passaggio dal campo al tavolo, alla cucina. È un percorso, anche questo, abbastanza complicato. Secondo quali modelli di rappresentazione un prodotto nuovo è accettato? Quali sono i processi mentali che accelerano o ritardano evidentemente l'assimilazione di un nuovo prodotto? Com'è andata? Allora, arrivano nell'arco di pochi decenni questi prodotti, suscitano una grande curiosità, molti di questi andranno a finire subito negli orti botanici, per esempio il pomodoro, ma anche la patata nell'orto botanico di Padova, la patata anche nel giardino botanico di Bologna, quindi diventano delle rarità, diventano degli oggetti di curiosità. Molti, vedete, finiscono questi prodotti nell'oblio, oppure vengono relegati nei giardini botanici o nelle orangerie come una cosa di strano, di esotico da poter far vedere. Sia il pomodoro che la patata avranno il loro purgatorio, in parte ce l'avranno anche il mais. Poi c'è un altro tema, perché assieme alla patata dolce, per esempio alla patata normale, arriva anche il topinambur. La confusione lessicale di questi prodotti è talmente forte che vedremo nei trattati botanici del tempo spesso e volentieri si faceva confusione, mentre con la zea mais, con il mais, non c'è nessun problema da questo tipo. Le ondate di arrivo del mais sono due: una che viene dal Centro America, dalla zona mesoamericana, e l'altra che avviene con Jacques Cartier dal Nord America, no, negli anni 20 del 500. Le tappe, diciamo, dell'inserimento, beh, sono tappe che ormai sono state, anche dal punto di vista, così, se volete, storico e culturale, già codificate. Allora, il primo passo che viene fatto è la scoperta, quando si comincia a parlare di queste cose. Il secondo tema importante per questi prodotti è la classificazione: dove le metto, con che criteri, e quindi l'attribuzione a delle specie, e l'altra poi le norme d'uso in cucina. Ecco, questi passaggi per alcuni prodotti avvengono in maniera molto veloce. Anticipo, il mais non ha fatto nessuna fatica a imporsi, perché tanto abituati eravamo a fare le polente con l'orzo, con il frumento, col miglio, con il grano saraceno, sostituire le farine di questi cereali o pseudo-cereali come il grano saraceno con la farina, non c'è stata nessuna difficoltà. Quello che giustamente tu, Massimo, chiami il principio di sostituzione. Io posso fare il pane con tante cose. Se c'è la farina di frumento la faccio, altrimenti la faccio anche con le ghiande, se è carestia. Così vale anche per il mais. A un certo punto il mais
ci si rende conto che rende molto di più e che sazia molto di più, a questo punto poco mi costa sostituire le farine nobili, chiamiamole così, con fare la polenta con la farina di mais. L'altro grande tema è che poi arrivano varietà straordinarie di colori, di fogge diverse ancora oggi. Guardate, se voi andate in Bolivia oppure andate in Messico, trovate una varietà di mais. Se andate alla stazione sperimentale di Bergamo di mais coltura, loro le hanno tutte e sono straordinarie per dimensioni di chicchi, colori. Poi qui c'è un grande inganno, perché si pensava che il mais nero, per esempio, la farina dovesse essere nera, in realtà poi è bianca, e quindi criteri di classificazione. Le vie di diffusione sono le più diverse. Il mais si diffonde precocemente, lo vedremo adesso, nelle terre venete. Per la patata invece è stato un po' più difficile. Sono tre veramente le strade di diffusione della patata. Una varietà a buccia rossa che parte dalle Ande peruviane, passa per la Spagna e arriva a Genova, dove si irradia nell'Italia centrale, nelle valli piemontesi e agli inizi del 600 in Germania e Francia. Una varietà invece a buccia gialla parte dal Cile meridionale e raggiunge isole britanniche e l'Irlanda dopo il 1578, e una terza ondata di varietà che parte appunto dalla Virginia, che darà il nome poi anche a una varietà della patata stessa. La scoperta avviene attraverso i viaggiatori, per esempio. I viaggiatori che compiono i primi viaggi cominciano appunto a descrivere quello che trovano. Molta è la letteratura, i diari di viaggio. È interessante nel leggere questo è il lessico che viene usato nella descrizione di queste, con cui vengono descritti, proprio di chi ha in mente l'universo alimentare mediterraneo, cioè come si procede. Si procede spesso per analogia, cioè si dice il Mattioli chiamerà il mais formento indiano, perché veniva dalle Indie. Per esempio il mais, per Francesco Cerletti che fa questo grande viaggio, sarà aux Indiens pour le pain comme chez nous le blé et de fourrage pour le bête. Cioè dice, a un certo punto il mais serve appunto per il pane, nelle paesi di origine come per noi, come per il nostro grano, e come foraggio per le bestie. La patata, per esempio, gli abitanti del luogo Perù portano ancora quantità di alcune radici che chiamano patata di color bianche, che lessate in acqua o arrostite sotto le brace hanno il sapore delle nostre castagne, ma molto meglio e più delicati. In queste descrizioni di viaggi, a parte il lessico e a parte le analogie che fanno, vedete, come le castagne, o come il pane, perché è chiaro, loro hanno un universo, hanno dei file, chiamiamoli così, in testa di immagini e di usi, e loro li usano, cercano di usarlo nello stesso modo. L'altra cosa interessante di questi viaggi è che spesso e volentieri il modo di mangiare questi prodotti nei paesi di origine non verrà trasferito. Il caso più eclatante è il mais. Il mais, voi nel Messico voi trovate le tortillas, i tacos e altre cose, ma non trovate le polente. Le polente le porteremo noi, le porteremo in Sud America, le porteremo a Cipilo, le porteremo, e loro invece hanno altri sistemi. Ma anche il figlio di Colombo, per esempio, gli indiani hanno medesimamente per loro nutrimento molto mais, che è un certo grano di cui fanno vino rosso e bianco, come si fa la cervogia in Inghilterra, e vi mescolano delle loro specie cui più piace a loro, e riesce di grato sapore simile al vin brusco e raspato. Questa anche, cioè fare del vino o con il mais, ma altrimenti delle birre, non lo so, adesso sono tornate di moda le birre con il mais. Oppure, per esempio, Pietro Martire d'Anghiera, nel descrivere le patate, le ages, vengono mangiate abbrustolite e cotte piuttosto che per fare il pane. O Gonzalo, per esempio, de Oviedo, vi è un frutto in quella terra, d'altra parte di Cusco, che produce la stessa terra, e sono come ages, tanto grandi come un pugno, chiamati papas, e vogliono sempre tartufi di terra. Anche questo è un termine, vedete? Tartufi di terra, che poi verrà traslato in francese pomme de terre. Quindi il lessico con cui vengono descritti è importante.
Secondo passaggio, una volta fatta la scoperta, e ci arrivano le scoperte e ci arrivano anche degli esempi, il problema è quello di classificarle. Come le classifico queste piante? Beh, è chiaro che la cultura scientifica del tempo, prima di classificare, deve dare dei nomi, nominare i prodotti. Si tratta di un problema dal punto di vista scientifico importante da Plinio in poi, insomma. Che nome do prima appunto di Linneo? Come chiamo queste cose? Allora si lavora col metodo analogico e la forte dose di autoreferenzialità spesso è fortissima, nel senso che spesso e volentieri nei loro erbari e nei loro trattati di agronomia disegnano e descrivono la patata e la patata o il mais o queste piante nuove senza spesso averle mai viste. E quindi si passano, insomma, fanno copia e incolla. Il primo che ne parla, poi si fa così. La confusione, per esempio, è data anche dalle varietà che arrivano. Per esempio, nel caso della patata è straordinario, perché arriva il Solanum tuberosum, che è la patata, che appartiene alla famiglia delle solanacee, un'altra famiglia. Poi invece arriva la patata dolce, l'ipomenea batata, vedete, che appartiene a un'altra famiglia, non è la stessa cosa, per una ha le radici e l'altra sono tuberi, e poi arriva appunto il topinambur, che appartiene alle composite tubulifere, e poi ne arriveranno altre ancora. Quindi questa confusione, diciamo, se volete, di nomi è data anche dalla varietà con cui loro si trovano a un certo punto. Questi materiali entrano quindi dentro i grandi erbari, questo è l'erbario di Leonard Fuchs, siamo nel 1545, vedete, per non far torto a nessuno mi disegna una pannocchia con quattro colori, perché quelli sono i colori che lui aveva sotto mano, United Colors of Corn, e fa la descrizione. Un altro per esempio è Mattioli, dicevo, che lo chiama cosa? Lo chiama formento indiano. Lo chiama formento indiano. La cosa interessante, come avveniva in tutti gli erbari del tempo, è che nel momento in cui descrivono, poi ci raccontano anche un po', se volete, delle qualità mediche e anche alimentari. E credersi che il temperamento del formento d'India sia simile al nostro o poco più caldo, il che dimostra la dolcezza del suo pane, fa la farina bianca del quale si fanno il pane, la sostanza del quale è più grossa e più viscosa del nostro. Vedete come sempre viene fuori il pane. E tutti questi nuovi elementi, la patata come il mais, la prima cosa che si farà è di cercare di far pane. Questo file che ci portiamo dietro dal Neolitico, questo format, non so quale studio abbia inventato questo format, ma tutto deve essere ridotto a pane, in qualsiasi modo, deve avere il gusto del pane, e questo sarà una cosa che andrà avanti per molto tempo. Se ne occupano anche gli agronomi, che li inseriscono, e gli agronomi sono interessanti perché devono capire le stagioni di semina, i problemi agronomici che queste piante hanno. Vincenzo Tanara, per esempio, agronomo di metà del 600, vedete, dice che da noi il grano turco, da noi poco si pratica, perché volendo terreno grassissimo, in luogo di questo, forse con miglior consiglio, noi poniamo la canapa. Interessante poi le annotazioni che fa. In tempo d'abbondanza si danno a colombi e galline, altro grande elemento dal valore antropologico. Sia per la patata che per il mais, spesso e volentieri si dice si dà da mangiare agli animali, ma lo mangiamo anche noi. Questa combinazione è avvenuta anche per le castagne, cioè di un cibo che anche gli animali mangiano, traslata, se volete, un po' di bestialità in chi si nutre di patate, in chi si nutre di mais, in chi si nutre di castagne. Insomma, le castagne la mangiano anche i cinghiali, quindi a quel punto c'è questo tipo di qua. La cosa interessante che dice è che in tempo di carestia, ridotto in farina, se ne fa polenta dolce ai villani, che se la mangiano ai villani, ai contadini. È affermato che sazia, ma dà poco fiato, e anche questo sarà una costante, cibi che saziano. E questo sarà uno dei segreti del loro successo anche nel corso del Settecento.
patata e polenta saziano tanto quanto la pasta, e quindi bastava poca quantità e diciamo la fame era saziata. Ma come ricordava poi Massimo stamattina, è chiaro che poi la qualità alimentare di quel periodo a livello di classi popolari si abbassa, però non si muore più di fame, ci si moltiplica, la popolazione aumenta. Il 700, l'abbiamo detto, è un secolo di carestia, eppure nell'arco di un secolo quasi quasi la popolazione dell'Europa raddoppia, e questi sono i cibi che hanno un po' permesso. Per le patate, per esempio, vengono citate per la prima volta nel De Rerum Varietate di Girolamo Cardano, stampato a Basilea, dove si legge che appresso gli indigeni del Perù la patata ha la stessa funzione del pane. Parmentier, nel 700, quando farà quella propaganda straordinaria per fare il pane con le patate in Francia, a buona, se volete, ha il passato che glielo racconta, perché si fa appunto, da secoli si fa questo. Vitale Magazzini, che era uno dell'abbazia di Vallombrosa, scrive: si mangiano in fette, siamo nel 600, o a guisa di tartufi o di funghi fritte, tinfarinate, o nel tegame con agresto, e sono aggradevoli al gusto con sapori di cardoni. Quindi vedete, nella descrizione gli agronomi cosa fanno? Mi danno anche delle, appunto dei suggerimenti. Ma questa classificazione poi si scontrava con un altro grande tema, che era appunto definire le caratteristiche galeniche secondo la teoria degli umori, fissare le virtù. La teoria degli umori, voi sapete, caldo, freddo, secco e umido, che andrà avanti fino al 600, dopodiché la scienza medica comincerà a dire anche no, insomma, ci sono altre cose che... quindi poi fissare le virtù terapeutiche, facile per fagioli e peperoncino, per esempio, che veniva chiamato pepe d'India. Anche qua l'arrivo del peperoncino avrà un ruolo importantissimo in quella storia delle spezie di cui si parlava questa mattina, diciamo, è una democrazia delle spezie, insomma. In sostanza, viaggiatori, navigatori, missionari guardavano alle nuove piante e animali con occhi meno condizionati dai pregiudizi culturali, e a partire Castro Durante, per esempio, siamo a fine 500, e anche qua vedete qualità e virtù, vedete, e anche qui la descrizione se sono calde, secche e umide, cioè c'è il bisogno di classificarle. Un altro, per esempio, Antonio Frugoli, 1638, lui faceva lo scalco, ha fatto lo scalco in Spagna e avrà conosciuto di sicuro le patate in Spagna, anche lui a un certo punto nel disporre, ecco qua, dice a un certo punto che come vanno mangiate, e anche lui si rifà a quella teoria degli umori per cui si riesce. Allora è chiaro che davanti a un alimento come la patata, che è molto umido, secondo la teoria degli umori, io la devo temperare con sistemi di cottura o con abbinamenti, evidentemente, per renderla appunto. Ne parlano i medici, per esempio Ludovico Bertoldi, scusate, che è un medico di Savoia, scrive: da Francia in Piemonte hanno portato un'erba che fa le foglie quasi come l'elenio, ma più piccole e così aspre, con fusto e fiori simili, ha le radici grosse, tenere e tuberose, e in gran quantità e sono bianche, più grosse assai che gli tartufani, e sono chiamati da alcuno trifole o topinambù, e quali cotte col butiro e pepe e sugo di limoni sono buone e nutriscono come le rape, e sono umide, ventose e incitano al coito. Questo, quello dell'incitamento al coito, è un refrain che voi trovate per il mais, per la polenta, per le castagne, per la rucola selvatica. I cibi dei poveri sono sempre chiamati, diciamo, sono sempre afrodisiaci. Poi, oppure, dice ancora, vogliono alcuni che siano, sempre il medico che parla, le batatas del Clusio, Jean Descluis, che ne aveva parlato, le cui radici nutriscono assai, tanto cotte come mangiate crude, e cotte sotto le ceneri calde perdono un poco di flatuosità che hanno, e oggidì molte si ritrovano negli orti di quelle radici, quali lussuriano nel terreno in tal maniera che una sola radice ne moltiplica molte, specialmente se si tagliano spesso i rami. Oggidì ancora piantano certe radici tuberose di fuori, rosseggianti e te bianche di dentro, teneri e cotte, sono friabili e producono un ramo con le foglie simili alla pianta che produce il pomidoro.
e via. Quindi vedete che pian piano il processo di integrazione di queste piante procede secondo quanto avevamo detto. La narrazione prima, il riconoscimento, la classificazione. L'ultimo passaggio è la cucina, cioè a un certo punto in cucina. Il passaggio da prodotto ad alimento trasforma l'integrazione culturale e materiale in integrazione culinaria. Bisogna rendere l'alimento buono da mangiare, facendo posto in cucina e magari attribuendogli nuove preparazioni. Il caso del mais l'abbiamo visto trasformato in polenta gialla, fino allora bianca, in miglio o grigia con il grano saraceno, è chiaro che cambia. Nuovi cromatismi entrano, ma poi non è oggetto di oggi anche il pomodoro in salsa e la patata va appunto da subito in pane e poi in altre cose. In genere l'accettazione non fu facile quando fu possibile usare un prodotto nuovo in modo tradizionale, ricorrendo al principio della sostituzione. L'integrazione avviene anche attraverso, per esempio, l'aggiunta del nuovo ad altri elementi noti, per esempio polenta e fagioli. Cioè se io abbino polenta e formaggio, polenta e salumi, oppure per esempio alcuni di questi prodotti erano di un'alterità così forte, il cioccolato per esempio, no? Che è talmente altro rispetto a tutto quanto è arrivato che diventa oggetto di seduzione dell'aristocrazia. Il cioccolato diventa a quel punto un marcatore. Oppure c'è il principio di imitazione, il peperoncino per esempio garantisce una sorta appunto di democratizzazione delle spezie. In conclusione, diversi furono i fattori di ordine tecnico, economico, altri legati al gusto e agli effetti sulla salute, ma anche le ragioni della fame. E qui veniamo al successo settecentesco di questi tipi di mais e patate, chiamati appunto cibi della fame. E perché questo? Perché appunto a un certo punto le carestie, soprattutto nella seconda metà del Settecento, sono talmente forti che hanno appunto un impatto fortissimo nella diffusione di queste nuove specie. Il caso del mais, se volete, è un caso tutto veneto, la sua precoce diffusione. Il mais è già coltivato, vedete, è una conquista veloce quella del mais. Lo documentiamo già a Vigonza, in provincia di Padova, nel 1549. E sarà importantissimo il mais come invenzione gastronomica, la polenta di mais. Nelle gravi crisi di fine Cinquecento il Veneto si salva da queste crisi fortissime attraverso appunto la diffusione di questa e viene rappresentato subito, vedete, in tutte le fogge. Qui siamo per esempio in una villa patrizia del Palladio, siamo a metà Cinquecento e c'è già la rappresentazione del mais, no? Il Settecento, beh, si diceva, eccoli qua, la grande fame del XVIII secolo, allora, espansione demografica, insufficienze produttive, ma anche sviluppo agricolo. La popolazione, vedete, 125 milioni a inizio del Settecento diventano 195 alla fine del Settecento, nonostante queste carestie. Nel 1709 l'intera Europa è l'anno della grande gelata, e nel 39-41 Francia e Germania, 41-43 l'Inghilterra, 46-47 la Spagna, 71-74 i paesi del nord, 82-83 ancora in Italia. Il fatto è che nonostante queste carestie la gente non muore più di fame, ma siamo appunto di fronte in realtà a un malessere generalizzato, uno stato di sottonutrizione permanente, come scrive Massimo, che viene normalizzato e accettato come condizione. E perché il successo delle patate e del mais? Ma perché a parità di estensione di terreno rendevano molto di più. Il mais, per esempio, 80 unità per unità di semente, mentre per la segale il rapporto era 1 a 6, il frumento era 1 a 8. Così per la patata, a parità di superficie, la patata nutriva il doppio o il triplo di quanto garantivano i cereali.
Ci sono delle pagine nella Ricchezza delle Nazioni di Adam Smith bellissime, dedicate appunto alla patata. Ci sono pagine di Adam Smith dedicate alla patata e alla carne che vi danno l'idea di cosa significasse a quel punto. Va bene? Da ricordare poi che, escluso il nord Italia per il mais, queste culture erano rimaste per due secoli ai margini. Per darvi l'idea di cosa avviene nel mutamento del regime alimentare, questa tabella, voi guardate soltanto la linea rossa, quelle sono i fabbisogni calcolati dalla Repubblica di Venezia e delle città di terraferma. In blu il frumento, vedete, e in rosso il mais. A quel punto vuol dire che evidentemente il mais ha spopolato, siamo negli anni 80 del Settecento, il mais è diventato qualcosa di assolutamente, dominante nell'alimentazione rurale ma anche urbana, perché anche in città si comincia a consumare. Si intensificano tutte le pubblicazioni, per esempio sui cibi di carestia in Toscana, per esempio Targioni Tozzetti, alimurgia, ossia modo di rendere meno gravi le carestie per sollievo dei poveri, della ghianda, della quercia e di altre cose simili, cose utili a cibo e cultura. Ferve l'attività di tutte le accademie, l'Accademia di Giorgio Offri, ma non solo, in intera Perma Veneta ci sono 19 accademie, che a questo punto non è una scelta di qualità, ma a questo punto diventa una scelta di quantità, nel senso che io devo garantire comunque. Per darvi una veloce scorsa, Arasti, 1728, ormai sta parlando del mais, è diventato l'alimento più comune, più universale e più gradito di tutti i coloni, non solo del Serenissimo Veneto mio, ma dell'Italia. È indicibile la ripugnanza che i coloni nostrali dimostrarono di adattarsi alla coltivazione del mais nella sua primitiva introduzione. È certo, perché quando ai contadini viene imposto qualcosa, vuoi la patata o vuoi anche il mais, in sostituzione del pane, è chiaro che il contadino ha. Per esempio, il grande successo della patata in Italia si deve alla grande carestia del 1817, e lì proprio comincia a spopolare. Passata la carestia, passati quegli anni tremendi del 1817, i contadini per alcuni decenni non hanno più mangiato patate. Ma perché? Perché lo consideravano il cibo da carestia, cibo da fame, e quindi bisognerà aspettare ancora. Oppure, per esempio, eccolo qua, Santo Benetti, 1760, che si lamenta perché dice che i contadini destinano tutto il letame ai campi di sorgo turco, sopra i quali hanno la maggior principale premura. Cioè, dice, i contadini ormai pensano soltanto a quel pezzo di grano turco che garantisse loro, o Scottoni, questo grande abate che era agente dei conti con l'alto, dice: so che questo è il cibo comune dei nostri contadini e la polenta piace ancora a me, ma questo diletto cibo si semini pure nei campi dei vicini, non per l'altro in quelli del nostro dirigente padre di famiglia, il quale giudica che sia meglio comprarlo che coltivarlo nelle sue terre. Gli effetti sono troppo fatali e bisogna essere orbo affatto per non vederli. Qui cosa dice? Guardate che la coltivazione del mais smagra i terreni, ve li rende, ha bisogno di azoto, hanno bisogno di acqua. Quindi a questo punto di vista, vedete, per la patata avviene un po' dopo la metà del Settecento, arrivano una profluvia di testi e di luoghi in cui si pubblica moltissimo. Spesso chi pubblica sono degli ecclesiastici. A Napoli, per esempio, esce un trattato sulla panizzazione economica in cui c'è la patata, viene tradotto il Tissot, i Lori che avevano fatto dei testi in Francia, i saggi di Baldini, di Vincenzo Corrado che lo vedremo dopo, il Filippo Rizzi. A Bologna per esempio si coltiva nell'orto, nel giardino dal 1658, ma nel metà Settecento Pietro Bignami pubblicherà un saggio importante sulla cultura della patata. A Genova l'abate Niccolò dalle Piane, padre Geremia Vernazza. Spesso e volentieri questi consigli agronomici uscivano sotto forma di catechismi per i contadini, in cui si incitavano a usare appunto la patata. In Friuli,
Antonio Zanon, Fabio Asquini, il Bottari, alla Tisana, anche loro. Sono tutte aree queste in cui, e lo vedremo dopo, il perché appunto c'è questa insistenza sulla cultura della patria. Perché una delle cose più interessanti messe in rilievo da Gentilcore, che ha scritto Italiani in mangia patate, è il rapporto tra luoghi in cui si coltivava e si diffonde la patata ed emigrazione. E corrispondono luoghi di montagna, luoghi degli Appennini, in cui la densità demografica era talmente arrivata a tal punto, grazie anche alla patata, no, che poi da quelle parti si comincerà ad emigrare. Lombardia, Carlo Amoretti, poi a Torino, in Toscana, insomma c'è un continuo profluvio. Allora, torniamo all'uso alimentare della patata, della polenta. Voi, ve l'ho detto prima, nessun ricettario raramente vi riporta appunto la ricetta di quella che è la polenta. Tutti la sanno fare, come non trovate nei grandi ricettari raramente una ricetta che vi insegni a fare il pane, insomma. Cioè, si dà per scontato, insomma, che uno sappia fare. Ma la polenta poteva avere, se volete, delle varianti, diciamo, di gusto. In questa tavola, vedete, che è una tavola di Gaetano Zompini, siamo nel 1747, dei cibi, dei mestieri che vanno per strada a Venezia, lui, c'è questo venditore di polenta che scrive: quando la stagione fresca si avvicina, quando la stagione fresca si avvicina, ben caldo col butiro e col formaggio, mi vendo in stoccain la polentina. Avete capito? Non occorre che faccia la traduzione simultanea. Cioè, mettendo burro e formaggio nella polenta, io vendo per le strade questa. Questo era un modo, se volete, per arricchire, per rendere ricca un cibo che stava decimando per via e stava cominciando a diffondersi la pellagra. In questa carta, è una carta tarda, è una carta del 1874, vedete le aree di produzione della patata. Beh, sovrapponendo i dati, ed è quello che Gentilcore ha fatto, sovrapponendo i dati con quelle aree sull'emigrazione temporanea o anche definitiva, viene fuori che in quei luoghi appunto in cui la crescita demografica è stata altissima, sono i luoghi in cui la patata ha avuto il maggior successo. Per non dire dei quadi di Pietro Longhi, oppure la celebrazione, che è un po' la stessa celebrazione, nella Donna di Garbo, Goldoni, quando c'è Arlecchino e Rosaura, va bene, e c'è questa descrizione in cui Arlecchino va in deliquio dopo un certo punto, no, veramente, dice: no, e io avrò già preparato il bisogno, onde bel bello accenderemo il fuoco, empiremo una bellissima caldaia d'acqua e la porremo sopra le fiamme, quando l'acqua comincerà a mormorare, io prenderò di quell'ingrediente in polvere bellissima come l'oro, chiamata farina gialla, e a poco andrò fondendola nella caldaia, nella quale tu con sapientissima verga andrai facendo dei circoli e delle linee. Quando la materia sarà condensata, la leveremo dal fuoco. È l'ora giusta questa, spero di suscitare i vostri succhi gastrici. E tutti e due di concerto, con un cucchiaio per uno, la faremo passare dalla caldaia ad un piatto, e per concludere vi cacceremo poi sopra di mano in mano un'abbondante porzione di fresco giallo e delicato butirro, poi altrettanto grasso giallo e ben grattugiato formaggio, e poi Arlecchino e Rosauro, uno da parte, l'altro dall'altra, con una forcina in mano per cada uno, prenderemo due o tre bocconi in una volta di quella ben condizionata polenta e ne faremo una mangiata da imperatore, e poi preparerò un paio di fiasche di dolcissimo, preziosissimo vino e tutti e due ce li godremo, risponde estasiato Arlecchino. Oh, tasi carati che te me fa andare in deliquio. Ed è in realtà è un sogno poi quello di Arlecchino, perché la polenta passa e poi non la mangia. Beh, ma sono gli stessi anni in cui, vi dicevo, avviene anche questo però. Sono gli anni in cui compare per la prima volta il mal della rosa, la malattia delle 3D, che non è la televisione del tempo, Dermatosi, cioè dermatite, diarrea e demenza, che colpisce a fine Settecento e poi avrà la sua esplosione nel corso dell'Ottocento. Questa appunto è la pellagra, è inutile che ci soffermiamo, ma qui è interessante che la scoperta, diciamo, del perché della pellagra verrà fatta negli anni 30, negli anni 20, anni 30 del
Novecento, e la domanda era: ma perché le popolazioni di origine del mais non soffrivano di pellagra? Perché avevano appunto i mesoamericani per fare le tortillas, vedete, non fatemi pronunciare quella bestemmia, nixtamalizzavano la farina con idrato di calcio che liberava il triptofano, no? Facevano i grani in un bagno di calce, la asciugavano, quel bagno di calce metteva in moto appunto queste cose e poi venivano questo, ma questo appunto è, ecco di qua, queste sono poche foto che ci sono rimaste dei pellagrosi. Tra Veneto e Lombardia negli anni 80 dell'Ottocento, insomma a metà Ottocento, sono 20.000 i morti di pellagra, quindi si moriva di pellagra perché, non perché l'idea poi era quella, ma perché mangiavano mais, guasto appena raccolto e altre cose. In realtà no, è che mangiavano mais e mais. Avessero potuto mangiare polenta e caciucco, polenta e formaggio, polenta e coniglio, da Dio, è che mangiavano solo quello, e quindi il problema era serio. Tant'è che sorgerà il più grande pellagrosario d'Italia, sorgerà il Costante Gris a Mogliano Veneto, e quindi sarà uno. Bene, veniamo alla patata e a come si consumava. Allora, abbiamo visto, si diffonde come cibo, e andiamo a chiudere perché avete fame, si diffonde come cibo da carestia, viene esaltato un dato, è conveniente perché si sviluppa sottoterra, quindi non può essere oggetto mangiato dagli animali o altre cose, soprattutto nelle campagne, parte dall'Europa settentrionale e poi arriverà giù da noi, ed è una diffusione sostenuta anche dalle autorità di governo. In Germania c'è ancora una festa che si fa nel corso dell'anno e che si rifà all'editto di Federico Guglielmo I di Prussia, e poi al figlio anche Federico il Grande, in cui si imponeva appunto ai contadini di piantare le patate. In Serbia addirittura un editto puniva i contadini che non avessero destinato parte del loro terreno alla patata stessa. Fino a metà Settecento, guardate, la patata in tutti i trattati voi la trovate utilizzata soprattutto per il bestiame. Sono adatte solamente, si scriveva, agli stomaci più robusti, a coloro che faticano molto e che hanno succhi gastrici molto forti. Poi con le grandi carestie degli anni 70-80 il quadro cambia, va bene? Ecco qui, ma già vedete, Frugoli nel 1638 accenna nel suo trattato di scalcheria appunto alla patata, addirittura propone una crostata di conserva di pera con patatas dentro, che sono certe radiche che vengono di Siviglia e sono del gusto di la castagna. Naturalmente qui lì si rifaceva le patate dolci dalla Spagna. Ma il primo trattato in cui appunto si comincia a trattare in maniera gastronomica la patata è l'Oniatologia, quella pubblicazione uscita appunto a fine del Settecento in fascicoli settimanali, in cui si parla appunto dei cibi, e qui cominciano ad arrivare appunto le prime ricette. Vedete, patate alla tedesca, patate in contorno dei piatti, qui viene stabilito che la patata può essere di contorno ad altri piatti. Uno dei problemi che si porranno loro e si porrà poi Vincenzo Corrado è che se la patata è un alimento delle classi povere, che ricette vado a proporre io a un becco gentile, chiamiamoli così? Beh, Vincenzo Corrado lo dirà in maniera chiara: patate lesse, patate roste sotto la brace, bruciate, va bene per il popolo. Quello che vi propongo io e che propongo al principe a cui dedico la mia opera sono tutta una serie, 50 ricette lui propone di patate in diversi modi. Questo avviene sempre, è venuto sempre. Io non posso far mangiare al mio principe le erbe di campo cotte, ma le devo impreziosire, o ci metto sopra un po' di spezie o un po' di parmigiano. Allora a quel punto quel piatto che è di principio di nobilitazione. Quindi, e la cosa interessante è che a differenza del mais, le patate entrano nei ricettari appunto a partire dalla seconda metà del Settecento e avranno un percorso straordinario. Voi in qualsiasi ricettario che voi consultate troverete un sacco di ricette di patate fatte in mille forme. Ma perché?
perché è versatile, perché si accompagna bene, perché si amalgama bene con altri prodotti, si amalgama con la farina e faremo gnocchi, si amalgama con il latte. Quindi la versatilità, se volete, culinaria e gastronomica della patata permette a lei di diventare da cibo di fame e dei poveri a diventare appunto a un certo punto qualcosa di delicato, fino a Carlo Cracco che abbiamo visto prima, no? Parmentier lo abbiamo evocato durante la guerra dei sette anni, inizio del Settecento, lui è farmacista con le truppe francesi e girando appunto per l'Europa per una guerra di sette anni scopre appunto le patate e decide poi a un certo punto nel 70-72 quando cominciano le grandi crisi di pubblicare questo grande straordinario trattato sulla panizzazione, e appunto a insegnare come fare il pane con le patate. Ma anche qui la resistenza contadina è forte, perché da che mondo è mondo il contadino sognava il pane bianco, no, va bene, ma diventa il cibo di riempimento. Eccolo qua, le resistenze contadine sono fortissime, oltretutto tenete conto anche dal punto di vista agronomico la cattiva qualità delle prime varietà di patate che erano acide, avevano troppa acqua, no. I successi delle prime panificazioni, oggi voi sapete che nella Gartagnana c'è il pane di patate che è un presidio slow food, nonostante poi lo schieramento appunto di parroci, le ingiunzioni giudiziarie, la propaganda, fanno fatica i contadini a coltivare le patate, saranno appunto poi, ma qui andiamo avanti, la grande tragedia dell'Irlanda, quindi questa la saltiamo e arriviamo al fatto, e vado a chiudere, che la polenta è diventata un cibo di forte identità, non è successo per la patata, ci sono sagre di patate per tutto, quindi le patate di Amelia, le patate del Montello, le patate, ma è un'identità, se volete, generica. Perché? Perché la può rivendicare il tedesco, la può rivendicare l'olandese, la può rivendicare la polenta invece. La polenta è diventata una forte, in Veneto soprattutto, è diventato un elemento di identità fortissimo, che Massimo lo conosce bene, nel momento in cui appunto si tratta di rivendicare una identità, vi capite bene, la polenta diventa un cibo fortissimo, ma la dialettica, vedete, è abbastanza forte, insomma, più couscous, meno polenta. E chiudo, Massimo, sono le 12.57, la polenta è diventata così identitaria, soprattutto perché per le popolazioni che sono emigrate all'estero. Voi se andate in Argentina, andate in Brasile, ma anche in Canada, la polenta è diventata un cibo identitario, tant'è che ne hanno fatto, guardate, quando se pianta la bella polenta se pianta così, se pianta così. Oh, 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 bella polenta così, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon. Quando se cresce la bella polenta se cresce così, se pianta così, se cresce così. Oh, 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 bella polenta così, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon. Quando sei fiori la bella polenta sei fiore così, se cresce così, se pianta così, sei fiore così. Oh, 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 bella polenta
Quando se cose la bella polenta se cose così, se fiore così, se cresce così, se pianta così, se cose così. Oh, 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 bella polenta così, cia cia pom, cia cia pom, cia cia pom, cia cia pom. Quando si smisia la bella polenta si smisia così, se cose così, se fiori così, se cresce così, se pianta così, se smisia così. Oh, 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 bella polenta così, cia cia pom, cia cia pom, cia cia pom, cia cia pom. Quando si taglia la bella polenta si taglia così, si smisce così, si cose così, si fiore così, si cresce così, si pianta così, si taglia così. Oh, 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 bella polenta così, cia cia pom, cia cia pom, cia cia pom, cia cia pom. Quando si gusta la bella polenta si gusta così, si taglia così, si smisce così, si cose così, si fiore così, si cresce così, si pianta così, si gusta così. Ecco, dalla terra alla tavola, c'è tutta la filiera, grazie. Grazie a te.